Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di RetroCraft. Signori, io sono Maullo941 e siamo tornati col dodicesimo episodio della questa mini serie, signori. Allora, prima di partire col video vi ringrazio per i like, per i commenti, per il supporto che date a serie e a canale, signori. E niente, detto questo vi ricordo di iscrivervi, perché abbiamo sempre l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti. Non si sa entro quando, ma prima o poi dovremmo cercare di raggiungerli. E niente, signori, per il resto tutto vecchio. Signori, allora, cosa facciamo nel video di oggi? Dopo l'esperienza traumatica di ieri, e se non avete visto il video di ieri vi consiglio di andare a vedere, perché c'è stato un bug impressionante che, dico, non mi aspettavo nemmeno io, però è andata così. Facciamo due piccole cose. Come avrete potuto più o meno intuire dal titolo, andremo alla costruzione del tavolo degli incantesimi, che anche che se ho detto non mi serve, diciamo, non voglio fare chissà quali incantesimi per andare a uccidere il drago, però ho bisogno di tre incantesimi, signori, giustamente di tre incantesimi abbiamo bisogno. E poi andremo a fare, signori, una farm di pesca, che nella versione 1.10, che è quella a cui stiamo giocando, tu sei uscito o eri fuori? No, eri fuori, dovrebbe ancora funzionare. Allora, signori, bando alle ciance, ciance alle bande, andiamo a recuperare i libri dai nostri amici villaggeri che stanno qui al villaggio qui vicino. Perché mi serve la farm, il tavolo degli incantesimi, signori? Perché ho bisogno di almeno tre incantesimi, ovvero incantesimo numero uno. Voglio mettere sulla spada l'incantesimo, quello del saccheggio, così per recuperare le prossime Blazerod e le prossime Enderpearl non ci staremo una vita come ci sono stato a questo giro, e quindi non rischiamo di perdere ancora un sacco di tempo in queste situazioni. Due, il secondo incantesimo che mi piacerebbe è quello eventuale dell'infinità dell'arco, e quindi riuscire ad avere infinità nell'arco per andare comunque a distruggere, ad ammazzare il drago. Qui recuperiamo i libri, che vediamo un attimino cosa riusciamo a fare con questi. Sento dei mostri che stanno a morire, signori, ma di che cazzo la stiamo a parlare? Questi stanno ancora a camminare, ma dove stavano i mostri? Va, dettagli. Qua c'è uno maledetto, a te, a chi non te lo dice pure, come ci sei arrivato qua? Vabbè, superfluo, non ci interessa. Questo coniglio si sta ammazzando e lo lasceremo lì ammazzarsi. E che stavamo dicendo, signori? Sì, stavamo dicendo che quindi saccheggio nella spada, infinità nell'arco, e mi serve anche poter riuscire a mettere atterraggio morbido negli stivaletti, signori, perché se il drago ci fa volare da una torre, sinceramente non ho voglia di spiaccicarmi a terra e di morire male e dover perdere tutto, dover ripartire da zero. Se ci manda fuori dal mondo è un paio di maniche, ma se ci fa cadere una torre e dobbiamo morire perché non abbiamo atterraggio mobile sugli stivaletti, questo mi fa parecchio innervosire, considerando già tutte le volte che siamo morti in questa serie. Quindi, bandere ciance, ciance alle bande, recuperiamo l'occorrente per fare il nostro bellissimo tavolo degli incantesimi. Allora, mi serve l'ossidiana e ce l'abbiamo, mi serve i libri e ce l'abbiamo, e se non sbaglio mi servono anche i diamanti. Andiamo nel nostro bellissimo tavolozzo. Allora, se non ricordo male, il tavolo degli incantesimi si fa così: due diamantozzi di qua e un librotto di qua. Ci siamo? Perfetto, signori, e il tavolo degli incantesimi ce li abbiamo. Andiamo a fare pure tutte le librerie che possiamo fare, che non ci basteranno mai nella vita. Ok, se facciamo così le librerie... Non ho legno, ma quanto so pirla, signori. A parte il fatto che i libri vanno messi in mezzo, non vanno messi sopra. Che cazzo di libreria è? Una libreria con i libri sopra? Vabbè, superfluo. Vediamo così. Facciamo un attimino un rapido calcolo. Perfetto, possiamo farne altri 6, quindi altre 2. Ok, di qua, ok, di qua, un altro di qua. Perfetto. Ok, andiamo alla piazzetta da qualche parte in questo nostro mondo brutto, signori, dove la facciamo al tavolo degli incantesimi. Ma io direi di farlo qua, qui sopra. Vediamo quanto è abbastanza grande questa zona. Stiamo proprio... Sì, allora facciamo un attimo, pulisco un attimo questa zona dalla terra e facciamo qui il nostro bellissima zona degli incantesimi, signori. Ok,
Ok, ne abbiamo per ora 6, facciamo 1, 2 e 3 li mettiamo da questa parte. 1, 2 e 3, perfetto, non abbiamo resto da fare. Io l'unica cosa che non ricordo, tu già mi dai 3 livelli? Sì, perfetto, quindi non avremo bisogno di indistruttibilità, flagello e contraccolpo. 3 incantesimi che non mi servono a una cippa di nulla, però abbiamo la nostra zona degli incantesimi, signori. Adesso andiamo a fare la farm di pesca, signori, che la faremo pure qui vicino. Magari la facciamo vicino sto pillar, si può eliminare, che mi era servito non so per che cosa, forse per gli Enderman, signori, va bene, ma non è un problema nostro. Io direi di andarla a fare qua, signori, bella così. La facciamo in qualche maniera qui. Intanto vado a prepararmi tutto l'occorrente, signori, tutto l'occorrente. Ok, signori, abbiamo creato tutto il necessario per la nostra farm di pesca, che andremo a fare. Ho cambiato, signori, non la facciamo da quel lato, ma la facciamo qui. Mi piace di più, sì, mi piace di più farla qui. Allora, come prima cosa dobbiamo andare a mettere, come tutti sanno, due chest, non devo cascarci io, due chest qui per fare la zona di raccolta, perché dobbiamo aprire questo e andare a mettere una tramoggia qui che guarda sulla cesta. Sopra la tramoggia andiamo a mettere una di queste, perfetto. Poi qua sopra andremo a mettere quella a pressione, ottimo. Questo se non mi sbaglio dobbiamo levarlo. Qui dobbiamo andare a mettere il knot block, ok, sopra un pezzo di legno a caso, ok, e qui dovremmo andare a mettere l'acqua che dovrebbe finire. No, mi devi mettere l'acqua? No, non lì, non lì, l'acqua me la devi mettere qui. Non lì, non lì, l'acqua me la devi mettere qui. Perché non riesco a mettere l'acqua lì? C'è un problema di base, signori. Non riesco a mettere la quozza lì. Me la puoi mettere qui. Non me la fa mettere l'acqua, signori. Questo non me lo ricordo. Come cazzo la si metteva l'acqua? Porca di quella paletta ambriaca. Pensavo fosse più facile del previsto. No, se che levo questo mi leva meno l'acqua, comunque non me la fa rimettere. No. No, così allaghiamo tutto. Lì non me la fa mettere. Lì non riusciamo a metterla. C'è un problema tecnico-tattico, signori. A parte che mi si è ubriacato il personaggio. Non riesco a mettere l'acqua come la vorrei mettere. Mannaggia. Mannaggia, quella pupazza. Pupona. Ora me la fai mettere l'acqua. Oh, ci siamo riusciti. L'acqua, ci siamo riusciti a metterla. Magari se mi fai recuperare. Dove cazzo l'ho finita la mia staccionata? Sono qui. Ok. La staccionata. Ho perso una staccionata, dove cazzo? Ah, ok. Abbiamo la staccionata che dovremmo riuscire a mettere, no, qui. Il delirio più totale. E ho perso anche l'acqua in tutto questo. Mannaggia, una miseria, meno male che c'ho l'acqua qua vicino. Signori, piccolissimo fail. Nella versione 1.10 non si può fare la farm di pesca. Mannaggia a me, a chi non me l'ha detto pure. E purtroppo no, signori, purtroppo decisamente no. Perché anche se proviamo a mettere questa qui così, questa qui, la cosa a pressione qui sopra così, al massimo posso provare a mettere l'acqua qui e vedere se per caso funziona. Perché purtroppo l'acqua ancora non è stata fissata, signori. L'acqua purtroppo ancora non è stata fissata. Di conseguenza non riesce a oltrepassare sia la botola che l'altra cosa va, e quindi no, non funziona, signori. Non riesco a tirarla. Dove cazzo la me la tira? Me la dovrebbe tirare lì, ma non funziona, signori. La botola non si apre, la farm di pesca non funziona. Bene, fail, bellissimo. Troveremo un altro modo per fare esperienza, signori. Detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, mannaggia a me.